Anna Bosco, laureanda in giurisprudenza all'Università di Teramo, 25 anni, è appena stata nominata assessore da Francesco Menna per la giunta che dovrà rappresentarlo in caso di vittoria al ballottaggio. Emozione per questa prima candidatura? Sì, l'emozione è stata grandissima. Quando ho scelto di candidarmi, tra le tante ragioni che mi hanno spinto, c'era quella che per me questa esperienza fosse anche occasione per misurarmi. E devo dire che il dato numerico mi ha sorpreso enormemente e mi ha inorgoglito. Porto con onore questa responsabilità e sono onorata anche che Francesco abbia scelto me per la composizione della giunta. Vuol dire che il nostro segnale di rinnovamento è stato recepito anche dal popolo elettorale che ha portato con le sue preferenze i giovani, giovanissimi, in posizioni apicali nelle liste candidate e quindi questo è un primo passo importante e sicuramente bisogna tenerne conto. Paola Cianci, avvocato, consigliere comunale uscente, nominata assessore da Francesco Menna in caso di vittoria al ballottaggio di domenica 19 giugno. Sì, prima di tutto una bella soddisfazione far parte di una squadra di governo, se mai dovessimo vincere appunto il 19, una squadra di governo rinnovata così come era stato annunciato nel momento in cui Francesco Menna si è candidato alle primarie del centro-sinistra. Una squadra di governo formata da giovani, persone che fanno già parte del mondo della politica e che hanno la competenza e la professionalità per affrontare questa nuova avventura. Quindi un rinnovamento non soltanto dal punto di vista anagrafico, ma soprattutto nei contenuti, e questa è la sfida che abbiamo lanciato e adesso l'elettorato, attraverso i risultati delle liste, ci ha dato per il momento ragione. La partita non è chiusa e il 19 dobbiamo fare di tutto per far sì che questo rinnovamento si concretizzi fino in fondo. Carlo Della Penna, 31 anni, oltre 200 voti alla prima candidatura. Sì, alla prima candidatura. Assessore nella neogiunta che è stata presentata da Francesco Menna, è ancora presto per parlare di deleghe? Penso di sì, poi utilizzando una terminologia calcistica posso dire che l'allenatore è lui, quindi la formazione la farà lui in merito a quelle che saranno poi le deleghe per ogni assessore. Antonio Del Casale, da consigliere comunale ad assessore per la giunta di Francesco Menna in caso di vincita al ballottaggio, un risultato che viene anche dal fatto dei voti conquistati in questa campagna elettorale. Ma sicuramente Francesco già ha lanciato una squadra nuova, una squadra che avrà sicuramente dei ruoli importanti. Credo che sono stati gli elettori stessi a scegliere un rinnovamento convinto che Francesco aveva già lanciato. Ci sono tante belle esperienze, non solo all'interno delle persone che oggi Francesco ha lanciato in questa squadra, ma ci sono dei bellissimi risultati all'interno per esempio della lista del PD. Abbiamo persone come Roberta Nicoletti, come Marianna Del Bonifro, e sono tutte new entry che hanno avuto dei bei risultati. Una squadra appunto giovane. Oggi Francesco ha dato la dimostrazione che in realtà con il suo centrosinistra si cambia registro, e poi sono stati gli stessi elettori a decretarlo. Sono contento di questa scelta che Francesco ha fatto lanciando questa squadra. Ovviamente però, al di là di tutto, oggi lui ha voluto mettere realmente sul piatto questa idea di cambio, però la cosa principale che viene prima di tutto, prima dei nomi, prima di qualsiasi cosa, è vincere il 19. Sono convinto che ce la faremo e sono convinto che la destra è in seria difficoltà. Intanto perché si aspettavano un altro risultato, un risultato di pareggio non se l'aspettava nessuno all'interno del caso del centrodestra, e perché alle novità che Francesco ha lanciato, come la diretta streaming, che è una novità su scala locale perché non è mai avvenuta nel dialogo con gli altri, credo che per Massimo Desiati sia molto più difficile controbattere.